importante, proprio prendendo la lettera e la parola, vuol dire camminare insieme, camminare sulla stessa strada, ma anche camminare con sintonia interiore, perché io posso camminare insieme a te su una strada e pensare male di te. Quindi la sinodalità è un atteggiamento completo. Camminare insieme è essere in comunione, avere un cuor solo e un'anima sola. Sinodalità vuol dire corresponsabilità dei laici, vuol dire abbattere il clericalismo nella Chiesa, che è una forma subdola di potere, per cui si trasmette poi dal clero ai laici, ognuno come se la Chiesa fosse un qualche cosa di importante da spartirsi e ognuno vuole la sua parte. E invece la sinodalità è questa apertura totale al Vangelo, è questo camminare insieme, è questa missionarietà. La sinodalità è espressa molto bene da quelli che sono i verbi del convegno di Firenze. Ecco, annunciare, educare, abitare. Abitare, che vuol dire a un certo momento entrare proprio nella mentalità degli uomini di oggi e trasfigurare, non impossessarsi di nulla, ma portare la luce di Cristo su tutte le realtà che noi abbracciamo.